L'idea che dici facciamo guerra a un giornale perché il giornale è colpevole di aver portato avanti la battaglia sullo Ius Soli e promettono boicottaggio ovunque, questo è secondo me il tema. Sono venuto qua per questo, perché per me la cosa più incredibile è dichiarare guerra alle idee, cioè è proprio, come dice, abbiamo dichiarato guerra a un giornale, a un gruppo per le idee che ha, cioè, quindi è, significa dichiarare guerra alle idee. Cioè, ora tutto questo in una democrazia non è possibile. È tutto giusto. Mi auguro che ci sia una reazione consapevole di questo attacco alla libertà di stampa. Cioè nel senso che per me è fondamentale, io sono venuto qui, ma cioè, se l'atto fosse stato nei confronti di un altro giornale sarei andato nei confronti di un altro giornale. Questo è il principio. Sono convinto che ci sarà una risposta corale, perché il segnale è veramente brutto. Poiché io ricordi, insomma, non è un segnale usuale tutto ciò. Quelli che sono venuti qui sotto colpiscono fino a un certo punto. Ma quando uno dice dichiariamo guerra... In una democrazia non è possibile dichiarare guerra alle idee. Cioè le democrazie esistono per tutelare le idee di ciascuno. Ed è ancora più impegnativo se le idee di quelli che vengono messe in campo sono distanti dalle mie. Ma è esattamente questo. Questa è la forza. Se non si capisce perché ci differenziamo da altri tipi di sistemi. E il fatto stesso che il ministro dell'Interno, scusate, al di là del fatto che sono io, ma... e decida di andare nella redazione di un giornale è un segnale, non per fare un forum.